Bentornato nel mio canale YouTube. Buona giornata e buona giornata. Per favore, abbi sempre un atteggiamento positivo verso tutti. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 21 gennaio 2021. Ariete. Cari Ariete, la luna nel segno vi darà la grinta e la forza giuste per fare bene. Se ci sono problemi e questioni ancora in sospeso, riuscirete a trovare una soluzione entro metà febbraio. Sul lavoro possono esserci ottime opportunità per la vostra carriera, datevi da fare dimostrando a tutti il vostro valore. I single devono ritrovare la voglia d'amare e di essere amati. L'Ariete ha la luna nel segno e questo darà una bella dose di energia a questo segno. Il sole ha iniziato un nuovo passaggio importante che aumenterà forza e benessere. Bisogna abituarsi a questo tenore di vita perché sarà proprio come si vivrà da febbraio in poi. I nuovi incontri vanno valorizzati, così come bisogna buttarsi a capofitto sui nuovi progetti. Le vostre abilità sono molto più sviluppate in questo periodo e questo vi infonde sicurezza su diversi campi. Il vostro temperamento mostrerà oggi il suo lato forte e temerario per mettere la parola fine a una faccenda importante che trascinate dal passato, ma che è pronta per essere conclusa nel migliore. In questo giorno qualcuno sarà tanto gentile da insegnarvi qualcosa che vi tornerà molto utile. Piano, piano, state allontanando da voi tutti i dubbi che antecedentemente vi avevano coinvolto, soprattutto in questioni sentimentali. Adesso potete recuperare il tempo perduto e lasciarvi scoprire per quello che siete veramente. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 6. Finanze. 7. Benessere. 6. Toro. Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 21 gennaio 2021, ci vuole cautela perché entro metà febbraio dovrete fare attenzione ed evitare le complicazioni. Non è il caso di lanciarvi in polemiche inutili, meglio mantenere la calma ed evitare discussioni. I problemi non mancano, anche a livello economico, se avete sostenuto spese eccessive. Il futuro vi preoccupa e avvertite una certa stanchezza. Oggi e nei prossimi giorni bisogna avere prudenza con i soldi. Da mesi si stanno avendo problemi sul lavoro che provocano non poche preoccupazioni. C'è chi potrebbe aver vissuto una crisi lavorativa o comunque chi sta soffrendo quest'area di precarietà. Tanti Toro si stanno interrogando su cosa accadrà in primavera, ma per ora bisognerà risparmiare. In amore si è più fortunati. Se in questa giornata avvertirete un senso di spossatezza, non fatevi prendere dal panico, perché questo è forse il sintomo che avete lavorato o studiato troppo. Invece di uscire a far nulla, sarebbe meglio non accumulare del lavoro, per poi ritrovarselo a doverlo fare tutto insieme. Purtroppo ci sono cattive notizie sul fronte dell'amore. Potrebbe essere utile parlare apertamente al partner o all'amico riguardo a quello che vi sta succedendo. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 7. Finanze. 6. Benessere. 7. Gemelli. Cari Gemelli, oggi, giovedì 21 gennaio 2021, sarà una giornata molto positiva. Approfittatene. D'altronde, come tutti i segni d'aria, anche il vostro è uno dei più fortunati di questo nuovo anno. Sul lavoro potrebbero nascere ottime opportunità entro febbraio, valutate con calma pro e contro prima di accettare. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità anche a livello sentimentale, soprattutto per i single. I Gemelli hanno una marcia in più oggi. Più si va avanti e più ci si sente forti e grintosi. Dal prossimo sabato, con la luna nel segno si sarà davvero invincibili. Tanti Gemelli hanno chiuso il 2020 con un po' di tristezza, ma ora finalmente inizia ad arrivare l'entusiasmo. Si torna euforici e vitali anche perché ora la direzione da seguire è ben chiara. Potrebbe sembrare strano, ma a volte il lavoro vi aiuta talmente tanto a crescere, che dovreste lavorare sempre più e non fermarvi mai, per acquisire tanta più esperienza e voglia di fare. Potrete organizzare un piacevole viaggio, incontrare gli amici o portare a termine una trattativa di lavoro. Oggi, vi accorgerete che c'è una persona meravigliosa nella vostra vita, che sia un amico o un partner sarete estasiati dalla loro compagnia e vorrete farne partecipe il mondo intero. Il vostro fascino e la salute saranno in netto miglioramento, specie se appartenete alla seconda decade. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 10. Finanze.
8. Benessere, 7. Punto. Cancro, cari Cancro, preparatevi perché sarà una giornata davvero positiva per il vostro segno, ma attenzione perché potrebbe esserci qualche fastidio a livello fisico. Non sottovalutateli e nel caso rivolgetevi ad un medico, senza farvi prendere dall'ansia. In particolare i problemi potrebbero riguardare lo stomaco. In amore dovete recuperare fiducia e serenità, dopo qualche tensione di troppo con il partner. La giornata di oggi non è male, ma si potrebbe sentire qualche disturbo a causa della luna contraria. C'è chi potrebbe aver somatizzato i pensieri e i problemi di ogni giorno al punto da fare fatica a dormire o digerire. Bisogna avere più prudenza in amore e nei rapporti con gli altri che potrebbero soffrire di un po' di nervosismo. Sappi distinguere quali sono le battaglie degne di essere combattute e quali invece sono da lasciare. La vostra situazione finanziaria è ancora da tenere sotto controllo. Non fatevi cogliere impreparati da questa giornata, soprattutto sulle questioni di amore. Smettetela di riprendere per delle sciocchezze figli e partner. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 7. Punto. Leone. Cari Leone, secondo l'oroscopo di Fox di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, questa sarà una giornata davvero mediocre e sottotono. Abbiate pazienza e mantenete la calma, per non litigare inutilmente con chi vi circonda. Un problema in famiglia o di lavoro vi rende amareggiati e agitati. Tante le cose da rivedere e su cui riflettere, fatevi consigliare da chi vi vuole bene. I Leone devono misurare abbastanza gli sforzi fisici, anche se coraggio e forza non mancheranno. Da qualche giorno si stanno vivendo momenti di disagio e alcune persone potrebbero essere ostili. Si sta pensando di ricominciare da zero o cambiare giro di collaboratori e la cosa non riempie proprio di gioia. Le persone si appassioneranno alle vostre idee solo se saprete trasmettere loro qualcosa. Avete l'energia giusta in questo periodo per osare e per rischiare, anche laddove vi sentite meno sicuri. Per cui non lasciatevi intimorire dai pareri negativi ed eventuali di qualche amico. Se non provate in prima persona non imparerete mai. Il tema forte del giorno è la comunicazione. Non aver paura di dire tutto quello che ti sta a cuore, vedrai che in famiglia lo prenderanno bene. Hai cose importanti da dire e loro ti ascolteranno. Belle novità in amore. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 6. Benessere, 9. Punto. Vergine. Cari Vergine, secondo l'oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì, per voi si prospetta una giornata positiva. Avete tanti progetti da portare avanti, e questo può essere il momento migliore per farlo. Attenzione perché qualche problema non manca. Vi sentite affaticati e stressati. Da qualche giorno vi sentite sotto pressione. Dovete prendere delle decisioni importanti. La giornata di oggi è buona per la Vergine, ma bisogna staccare la spina per un po' e riposare per ricaricare le batterie. Si è molto stanchi ed è probabile che molti nati sotto questo segno abbiano lavorato troppo. Nel 2020 ci si è impegnati molto e si sono ottenuti risultati inaspettati nonostante tutte le difficoltà esterne. Forse ci si è anche sbarazzati di zavorre. A livello pratico le cose vanno bene, serve solo un po' di energia in più. Il vostro fascino potrà cambiare il corso degli eventi, se dosato con perizia. Godetevi una luminosa situazione sentimentale. Qualcosa che includa lo sforzo fisico è molto favorevole, così se state collaudando un team sportivo, iniziate un nuovo lavoro o iniziate a fare yoga in una nuova classe, state certi di avere un'esperienza davvero di successo. La positività in questa giornata dovrà essere usata a vostro esclusivo vantaggio. Non dovete curarvi di altri se non di voi stessi, del vostro lavoro e delle cose che vi interessano. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 9. Punto. Bilancia. Cari Bilancia, oggi, 21 gennaio 2021, potrete finalmente mettervi alle spalle un periodo negativo. Le cose infatti iniziano a migliorare. Entro metà febbraio ritroverete serenità e stabilità in ogni aspetto, dalla carriera all'amore passando per la famiglia. Tocca solo avere un altro po' di pazienza ed essere ottimisti. Se le cose non vanno come vorreste,
non prendete vela troppo, inutile agitarsi. Il segno della bilancia è tormentato da dubbi e incertezze. Si sta per fare un salto nel vuoto ma si ha paura di farlo. Mercurio, Giove e Saturno sono favorevoli, quindi non bisognerebbe avere paura perché si ha la protezione delle stelle. Febbraio sarà un mese che potrà offrire molto, ma bisogna trovare il coraggio di cambiare. In amore, però, si è molto più decisi, o dentro o fuori. Cautela nella spese. Fare il punto della vostra situazione finanziaria potrebbe non essere la cosa migliore in questa giornata, poiché sono ancora molte le operazioni da fare e potreste avere un quadro non proficuo e falsato. Sono in vista tensioni in amore. Forse qualcuno contende le vostre attenzioni e voi ve ne siete accorti in ritardo, tanto da fare infuriare anche qualcun altro. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 7. Finanze. 8. Benessere. 7. Punto. Scorpione. Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, la settimana è partita nel migliore dei modi e ora potete ingranare la marcia definitivamente e spiccare il volo. Avete tanti progetti e cose da realizzare. Purtroppo però ci sono pochi soldi a disposizione e questo vi mette in difficoltà. In generale non mancano le difficoltà sul lavoro, soprattutto per chi ha un'attività in proprio. Lo Scorpione deve gestire al meglio la sua forte agitazione. Questo è uno dei segni più grintosi dello zodiaco, solo che deve mettersi in testa che nelle prossime settimane qualche progetto che non porta a nulla andrà chiuso. Negli ultimi tempi lo stress sembra alle stelle anche perché si sta facendo un po' troppo. State attenti nella giornata di oggi ai malumori delle persone che sono intorno a voi, soprattutto in campo lavorativo. Le incomprensioni sul lavoro potrebbero farvi passare dei brutti momenti ed avrete sicuramente la necessità di sfogarli. Nella vita privata avete bisogno della stessa stabilità, quindi se avete qualcosa da chiarire, portate alla luce i vostri dubbi con il partner e definite la vostra posizione una volta per tutte. Cercate di non giocare troppo con i sentimenti delle persone in questa giornata. Potrebbero ripagarvi con la stessa moneta. Proprio quando smetterete di giocare vi accorgerete troppo tardi di aver perso qualcosa di importante. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 8. Finanze. 8. Benessere. 6. Punto. Sagittario. Punto. Cari Sagittario, avete proprio voglia di riscatto e di mettere da parte un passato difficile. Se siete single da tanto tempo, potrebbe essere il momento di ritornare ad amare. Riscattatevi dimostrando a tutti il vostro valore. Avete sempre voglia di esplorare cose nuove, viaggiare, conoscere. Il problema è che dopo un po' vi stancate di tutto. Cercate di non farlo anche in amore. Oggi è una giornata proiettante per il Sagittario, soprattutto per i sentimenti. Finalmente si sta tornando a essere appassionati, spavaldi e desiderosi di provare emozioni forti. Questo cielo sostiene il Sagittario, quindi si potrà tornare protagonisti. Febbraio sorprenderà. Vi sentirete disponibili e partecipi a quanto avviene intorno a voi e tutto procederà per il meglio. Avete questo strano potere di attrarre a voi le persone, che oggi sarà maggiormente accentuato. In amore potrete contare su un fascino indiscutibile, che vi permetterà di centrare i bersagli più ambiziosi. Quelli di voi che sono più disponibili all'amore troveranno motivi di soddisfazione oggi, e potranno fare progetti importanti. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 10. Finanze. 8. Benessere. 10. Punto. Capricorno. Cari Capricorno, secondo l'oroscopo di Paolo Fox oggi sarete davvero preoccupati e pensierosi. Una certa agitazione vi toglie serenità e tanti sono i pensieri che vi girano per la testa. Il 2020 non è stato facile come si sperava, ma presto potrete ripartire e ritrovare serenità. Rispetto ad altre persone avete comunque qualcosa in più, quindi non temete e non createvi nemici. Il Capricorno è afflitto dalla sensazione che qualcosa non fili liscio come dovrebbe. Questo segno ce la sta mettendo tutta, ma sembra sempre esserci qualcuno che rallenta o mette un ostacolo. Non ci si sente spalleggiati da chi si ha a fianco e questo porta tanti Capricorno a chiudersi in se stessi. Tenetevi alla larga da operazioni rischiose, cautela nelle scelte importanti. Dal lato sentimentale non potete lamentarvi, però attenti a
ai colpi di testa del partner. Solitamente il vostro fascino viene subito notato, ma poi anche facilmente dimenticato. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 7. Finanze. 9. Benessere. 8. Punto. Acquario. Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Fox di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, si prospetta una giornata positiva. Avete un cielo davvero importante e favorevole, per cui sfruttate queste stelle benigne. Molti di voi sono alla ricerca di maggiore serenità. Dover stare fermi e chiusi in casa vi rende nervosi. Avete voglia di uscire, incontrare gente, viaggiare. Ma in questa fase non è possibile, per cui abbiate pazienza. Oggi l'acquario deve sforzarsi di uscire dal proprio guscio e tornare a mettersi in gioco. Il cambiamento è dietro l'angolo e le stelle sono tutte schierate per supportare questo segno, solo che il passo deve partire da voi. Febbraio sarà un mese decisivo per la strada che si deciderà di intraprendere. Farete colpo sotto molti aspetti, non solo lavorativi. State sicuramente facendo un buon lavoro, ma dovreste imparare ad ottimizzare i tempi di realizzazione dei vostri impegni. Innanzitutto il fascino. Sarete seducenti più che mai e in grado di mettere a frutto nel migliore dei modi il vostro sex appeal. Le persone che avete attorno possono essere molto fiere di voi. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 9. Finanze. 6. Benessere. 7. Punto. Pesci. Cari pesci, durante la giornata di oggi, 20 gennaio, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, in questo periodo avreste bisogno di maggiori certezze e serenità. Una brutta crisi vi ha fatto deprimere e ora vi mancano i punti di riferimento. Cercate di raccogliere i cocci e ripartire. Ritrovate serenità con la stessa persona con cui avete litigato, se ci sono i presupposti. Altrimenti ripartite da zero e voltate pagina. Il segno dei pesci dovrebbe sfruttare questa giornata per esternare i propri sentimenti. Se si sente l'esigenza di tirare fuori ciò che si ha dentro, allora converrà farlo entro venerdì. Chi tiene il piede in due scarpe in amore dovrà fermarsi per fare chiarezza. Quelli che hanno iniziato da poco una nuova relazione potrà portarla avanti con convinzione. Sarete particolarmente seducenti e affascinanti se appartenete alla seconda decade. Va benissimo la vita sentimentale, dove saprete esercitare al meglio il vostro fascino. Una giornata molto interessante per le questioni di carattere economico o professionale. Se avete delle idee vincenti riuscirete a farle valere. Cambiamenti in vista per quanto riguarda il lavoro. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 7. Finanze. 7. Benessere. 7. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.